Indovinate un po' chi è in pantaloncini e dovrà fare un sentiero in mezzo alle ortiche. Buongiorno a tutti, benvenuti in questo nuovo video, in questo nuovo tour. Oggi siamo a Blaustein, che io non conoscevo prima, l'ho conosciuta lavorando. Perché qui c'è uno dei siti palafitticoli dell'arco alpino, uno dei tanti, appunto io lavoro nell'unico friulano, il Palù di Livenza, che vi lascio il link al video qua sopra. Anche qui ovviamente c'è un insediamento neolitico di circa 6.000 anni fa e appunto è il più settentrionale dei siti palafitticoli patrimonio UNESCO. In realtà anche qui non c'è granché da vedere finché non scavano, quindi direi che dopo aver fatto questi due passi, sfruttando anche la mia bella giacchetta nuova antivento, che se non l'avete visto quando l'ho comprata, trovate il link anche in questo caso qua sopra, ma è quello precedente a questo. Dopo questo piccolo, excursus, direi di andare anche a dare un'occhiata se ce la faccio, se è aperto, se mi fanno entrare, a quello che è una sorta di mostra permanente che si trova appunto al municipio di Blaustein, dove ci sono in teoria i ritrovamenti, quindi ciò che è stato trovato in questo sito e alcuni modelli del sito archeologico. In più vi dico, qui in zona vedrete appunto delle riprese, ci sono stanno costruendo dei modelli di palafitta sostanzialmente, però è ancora tutto in corso. Purtroppo niente mostra in municipio, anche se non penso che avessero granché, devo essere proprio sincera, ma sono tornata indietro nella zona di Münsingen perché ci sono molte camminate che non ho fatto, questa è una di quelle. Ci sono molti sentieri che portano a delle rovine di castelli, questo è uno di quelli. Vi porto con me, avrete in fondo anche la piccola, diciamo, cartina di Relive, che appunto vi permetterà di vedere che giro ho fatto. Sono completamente fuori allenamento, anche lo potete capire perché ho appena cominciato a salire e ho già il fiatone, però devo ammettere che l'antivento mi sta salvando la vita qui. Vi faccio vedere un po' che di riprese e ci vediamo alla praticamente seconda rovina che incontrerò, che è quella decisamente più interessante. Ovviamente l'avevo già detto in passato, ma in Germania è impossibile perdersi, tutti i sentieri sono super segnalati e adesso continuiamo. Pilone della luce a parte, questo è un piccolo assaggio della vista di cui si gode da un po' più su. Mentre riprendo un pochino di fiato e voi vi guardate alcune delle riprese che ho fatto appunto qui al Burgo Hohengundelfingen, ve lo scriverò comunque.
Vi dico che appunto si tratta delle rovine di un castello medievale risalente più o meno al XIII secolo in cima a una collina a 725 metri sul livello del mare. La particolarità, oltre ad avere qualche bello spot fotografico in sé, è anche la vista mozzafiato sul fiume Grosse Lauterthal, che appunto vedrete adesso. Nel mezzo del cammin di nostra vita mi ritrovai per una selva oscura che la diritta via non era smarrita, anche perché ho la mappa. Vento a parte e anche macchine che passano. Questa qui è una delle anse che si vedevano dal castello che è qua su. Dov'è? Qua, più o meno qua. E se volete potete anche fare canoa come questi tre qui che vanno un po' a zigzag in realtà. Bene ragazzi, la camminata finisce qui, non male devo dire. Ce l'ho fatta nonostante praticamente siano 6 mesi che non faccio camminate appunto in montagna. Pinzano non vale, anche perché era abbastanza in piano. E devo dire che appunto mi sono trovata bene. Salitelle un pochino impegnative, mentre vediamo da che parte devo andare, sempre di qua. Mentre per la discesa abbastanza tranquilla in generale. Io adesso sto tornando alla macchina, mentre parlo vi faccio passare il percorso su Relive, in modo che possiate avere un'idea più o meno dei chilometri che ho fatto e del dislivello. Non fate troppo caso alle tempistiche perché ho sì un buon passo, ma mi fermo spesso a fare foto, clip, eccetera, quindi non fateci troppissimo caso. Vi ricordo di iscrivervi al canale e di attivare anche la campanella in modo tale da ricevere una notifica ogni volta che carico un nuovo video. Se il video vi è piaciuto, lasciate un bel like e commentate facendomi sapere che cosa ne pensate di questo giro. Vi ricordo anche che in descrizione trovate i link a tutti i miei social per seguirmi in diretta nelle mie avventure, quindi questo video e questo posto li avreste già avuti spoilerati. Detto questo, io vi saluto e vi dico come al solito, have a nice life!